l'Otto. È un'iniziativa dell'assessorato alle pari opportunità del Comune di Napoli che vuole promuovere l'esistenza dei centri antiviolenza. E l'Otto di ogni mese lanceremo un messaggio per sensibilizzare le donne a denunciare le violenze subite. Ma la violenza contro le donne, la violenza contro tutti va abolita, e oggi siamo vittime di una violenza collettiva e generale. Ma dove stiamo andando a finire? Io la violenza neanche con la formica la concepisco, la zanzara comincio a pensarci, ma è legittima difesa. Basta con la violenza, non solo sulle donne. Viva le donne, viva le donne. Posso aggiungere che in questa giornata di sole, come Napoli ci abitua da sempre, io rivolgerei un pensiero alle donne iraniane e alle donne afghane, perché non se ne sente parlare negli ultimi tempi, ma mi pare che la violenza lì non sia, purtroppo, non si sia annacquata. Sottoscrivo. È un piacere, e soprattutto per noi che abbiamo un'esposizione mediatica così forte, è un dovere quello di poter accendere un faro su un argomento che ancora, per assurdo, nel 2023 è un argomento ancora tabù per molte donne, cioè quello della possibilità di dire no alla violenza, qualsiasi tipo di violenza, non solo fisica che è più riconoscibile, ma soprattutto quella psicologica. Evviva la sensibilizzazione alla violenza sulle donne, è importante sensibilizzare che la violenza va denunciata sempre. Bisogna parlarne il più possibile, ha già sortito i suoi effetti, già tante donne si sono rivolte al 1522, è una campagna che va fatta in continuazione tutti i giorni e sempre, in modo da ricordare alle donne che c'è qualcuno che le ascolta. Questa campagna è stata un'unione di tante persone, quindi si può capire già da questo, dal piccolo, grande, la grande operazione con poche persone, quanto l'unione faccia la forza, e quindi quanto stare tutti insieme e lottare insieme per qualcosa di importante sia la base per vivere in un mondo migliore. Ci teniamo a dare il nostro contributo attraverso voi, che ci date questa possibilità per, diciamo, aderire a questa campagna sulla violenza sulle donne, per sensibilizzare questo delicato argomento. Ecco. Ma intanto per noi è un onore essere qua e poter dare il nostro contributo a una causa che ci sta a cuore così, così tanto, che sperando che nel 2023 si possa piano piano superare questo problema. E lo sport, essendo un processo di aggregazione, può sicuramente essere d'aiuto anche da questo punto di vista, perché anche lo sport femminile sta crescendo sempre di più negli anni.